2024, mezzo mondo è nel caos e nella incertezza. Ci troviamo in un periodo di cambiamento senza precedenti. Per secoli, le profezie a Nostradamus, un astrologo e veggente francese del XVI secolo, hanno rivelato eventi che realmente si sono realizzati nel futuro. Ed è scioccante pensare che aveva predetto cose che si sono già avverate anche nel 2024. Ma il 2024 non è finito. E le profezie di Nostradamus rivelano che deve ancora accadere qualcosa di terribile prima che il cerchio si chiuda. Mi raccomando, rimani con noi fino alla fine, perché ti riveleremo qualcosa che cambierà la tua vita. Stiamo davvero per rivelare qualcosa che ha il potere di cambiare il mondo. Ora, per apprezzare appieno il significato delle predizioni di Nostradamus, dobbiamo prima comprendere l'uomo stesso. Nato Michel de Nostredame, nel 1503 a Saint-Rémy-de-Provence, in Francia, Nostradamus era un vero uomo del Rinascimento. Eccelleva in vari campi, tra cui astronomia, medicina e lingue, ed era noto per il suo acuto intelletto e insaziabile curiosità. Tuttavia, fu la sua capacità di vedere nel futuro a definire il suo lascito. L'opera più famosa di Nostradamus, Le Prophéties, fu pubblicata per la prima volta nel 1555. Questa raccolta di 942 quartine poetiche avrebbe predetto eventi futuri, dai disastri naturali alle rivoluzioni politiche. Per proteggersi dalla persecuzione della Chiesa, Nostradamus impiegò una strategia astuta. Scrisse le sue profezie in una miscela criptica di greco, italiano, provenzale e latino, rendendole difficili da interpretare. Questa ambiguità ha solo aggiunto fascino al suo lavoro, mentre studiosi e appassionati continuano a dibattere sul vero significato delle sue parole. Sebbene gli scettici possano respingere le profezie di Nostradamus come semplici coincidenze o vaghe interpretazioni, non si può negare che molte delle sue predizioni si siano avverate con sorprendente precisione. Uno degli esempi più noti è la previsione del grande incendio di Londra del 1666. Nelle sue quartine scrisse: «Il sangue dei giusti mancherà a Londra, bruciata nel fuoco del 66». Un'altra previsione inquietante fu l'ascesa di Adolf Hitler e le atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Nostradamus si riferiva a Hitler come Hister, un nome che ricorda il Danubio vicino al luogo di nascita del dittatore. Forse una delle profezie più angoscianti di Nostradamus fu il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. Scrisse: «La freccia celeste estenderà il suo corso, morte in discorso, una grande impresa. La nazione orgogliosa sarà colpita da una pietra nell'albero. Voci di un mostruoso umano portano purificazione, poi espiazione». La freccia celeste, secondo gli esperti, indica bomba atomica, mentre la nazione orgogliosa potrebbe riferirsi al Giappone. Queste previsioni inquietantemente precise hanno portato molti a credere che Nostradamus possedesse un dono genuino per vedere nel futuro. Mentre rivolgiamo la nostra attenzione all'anno 2024, le profezie di Nostradamus dipingono un quadro di un mondo che affronta numerose sfide. Egli avverte di disastri naturali, come devastanti terremoti ed eruzioni vulcaniche che lasceranno le popolazioni senza accesso all'acqua pulita e causeranno una diffusa disidratazione. L'agitazione sociale risultante sarà ulteriormente aggravata da carenze alimentari e instabilità economica, mentre le persone lotteranno per risorse limitate. Nostradamus suggerisce persino che il prezzo del grano salirà così tanto che le persone ricorreranno all'impensabile, il cannibalismo. Queste previsioni fosche possono sembrare improbabili, ma in un mondo già alle prese con gli effetti del cambiamento climatico, tensioni politiche e incertezza economica, servono come un promemoria della fragilità della nostra società globale. Sta a noi ascoltare questi avvertimenti e agire per mitigare le potenziali crisi che ci attendono. Oltre alle sfide ambientali e sociali, Nostradamus prevede anche significativi cambiamenti geopolitici
nel 2024. Predice il deterioramento della salute del presidente russo Vladimir Putin e l'emergere di un successore spietato che sfrutterà la situazione per consolidare il potere. Questo cambiamento di leadership potrebbe avere conseguenze di vasta portata, non solo per la Russia, ma per l'intera comunità globale. A livello mondiale, Nostradamus crede che l'India emergerà come un attore chiave nel rimodellare il panorama finanziario e geopolitico. Scrive: «Mentre ricchezza e potere iniziano a oscillare, dubbio nei leader, valute alla deriva, cercando risposte, una tendenza in cambiamento. Nuovi orizzonti chiamano dietro l'angolo. Quale nazione rimodellerà il panorama globale nel 2024? Questa profezia suggerisce un importante cambiamento nell'equilibrio di potere, con economie emergenti come l'India che assumono un ruolo più prominente nel plasmare il futuro del nostro pianeta. Una delle previsioni più intriganti e controverse di Nostradamus è la possibilità di contatto con civiltà extraterrestri. Suggerisce che questi esseri avanzati abbiano monitorato la traiettoria della Terra e che una delicata pace sarà stabilita entro la fine del 2024. Questa profezia ha scatenato innumerevoli dibattiti e teorie, con alcuni che credono che Nostradamus abbia avuto una visione di un futuro in cui l'umanità non è più sola nell'universo. Accanto a questa potenziale rivelazione cosmica, Nostradamus immagina una connessione telepatica globale. Questo livello elevato di comprensione e tecnologia con il tempo potrebbe portare a una riduzione dei conflitti e a un maggiore senso di unità tra le persone. Sebbene l'idea di una rete telepatica possa sembrare improbabile, i recenti progressi nelle neuroscienze e nella tecnologia suggeriscono che tale sviluppo potrebbe non essere del tutto fuori dal regno delle possibilità. Nonostante il fascino e l'intrigo che circondano le profezie di Nostradamus, interpretarle non è un compito facile. Il linguaggio criptico, l'uso di simboli e allegorie e la possibilità di molteplici interpretazioni rendono difficile arrivare a una comprensione definitiva delle sue parole. Alcune delle sue predizioni, come l'anno navale e il re delle isole, rimangono avvolte nel mistero, lasciando spazio alla speculazione e al dibattito. Inoltre, c'è la questione del contesto. Nostradamus visse in un'epoca molto diversa dalla nostra e la sua visione del mondo fu plasmata dalle realtà politiche, sociali e religiose del XVI secolo. Applicare le sue profezie al nostro mondo moderno richiede una considerazione attenta delle differenze storiche e culturali che ci separano dalla sua epoca. Nonostante le sfide e le controversie che circondano le sue predizioni, il lascito di Nostradamus è durato per secoli. Affrontò critiche e scetticismo nel suo tempo, ma rimase fermo nelle sue credenze e continuò a condividere le sue visioni con il mondo. Quando morì nel 1566, lasciò dietro di sé un ricco e enigmatico corpo di lavoro che continua a catturare e ispirare persone di ogni ceto sociale. Che tu creda nelle sue abilità profetiche o veda i suoi scritti come il prodotto di una vivida immaginazione, non si può negare l'impatto che Nostradamus ha avuto sulla nostra coscienza collettiva. Le sue profezie hanno servito come fonte di paura e speranza, spingendoci a riflettere sulla fragilità del nostro mondo e sull'importanza di agire per plasmare un futuro migliore. Tra le sfide e le incertezze che Nostradamus prevede per il 2024, egli vede anche un profondo risveglio spirituale che trasformerà il rapporto dell'umanità con il divino. Scrive di una nuova religione che emergerà, una che enfatizza la compassione, l'unità e una profonda connessione con il mondo naturale. Questo rinascimento spirituale sarà guidato da una crescente disillusione con le istituzioni religiose tradizionali e un desiderio di un'esperienza più diretta del sacro. Nostradamus suggerisce che questo risveglio spirituale sarà facilitato da una serie di eventi celesti, tra
cui un raro allineamento di pianeti e un'eclissi solare totale. Questi avvenimenti cosmici serviranno come catalizzatori per un cambiamento collettivo di coscienza, ispirando le persone a cercare una comprensione più profonda del loro posto nell'universo e della loro connessione reciproca. Oltre ai cambiamenti spirituali e geopolitici, Nostradamus prevede anche una rapida accelerazione nello sviluppo tecnologico che avrà implicazioni di vasta portata per l'umanità. Scrive di macchine che pensano e uccelli di metallo che volano, suggerendo l'ascesa dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate di aviazione. Sebbene questi progressi tecnologici promettano di trasformare il nostro mondo in meglio, Nostradamus avverte anche dei potenziali pericoli che pongono. Avverte contro l'erosione della privacy e la concentrazione del potere nelle mani di pochi, nonché il rischio che queste tecnologie vengano utilizzate per scopi nefandi. Mentre navighiamo nel complesso panorama del progresso tecnologico, sarà cruciale garantire che questi sviluppi siano guidati da principi etici e un impegno per il bene comune. Solo trovando un equilibrio tra innovazione e responsabilità, potremo sfruttare il pieno potenziale di queste tecnologie mitigando i loro rischi. Per navigare in questo periodo tumultuoso, dobbiamo coltivare uno spirito di resilienza, adattabilità e compassione. Dobbiamo essere disposti a lasciare andare i vecchi paradigmi e ad abbracciare nuovi modi di pensare e di essere. Dobbiamo lavorare insieme oltre i confini, le culture e le ideologie per trovare un terreno comune e tracciare un percorso verso un mondo più giusto, sostenibile e pacifico. In definitiva, il futuro non è scolpito nella pietra. Mentre le profezie di Nostradamus possono offrirci uno sguardo su ciò che potrebbe essere, spetta a noi plasmare il corso della storia attraverso le nostre azioni e scelte. Restando fedeli ai nostri valori più alti e lavorando instancabilmente per creare un mondo migliore, possiamo trasformare le sfide del 2024 in opportunità di crescita, guarigione e trasformazione. Ricordiamo le profezie di Nostradamus: dai disastri naturali ai cambiamenti geopolitici, dalla possibilità di contatto extraterrestre al risveglio spirituale, le sue parole dipingono un quadro vivido degli eventi trasformativi che potrebbero attendere. Sebbene le profezie di Nostradamus possano servire da avvertimento e guida, alla fine il potere di plasmare il nostro destino risiede in noi stessi. Sta a noi affrontare le sfide che ci si presentano con coraggio, compassione e saggezza e lavorare insieme per costruire un mondo più giusto, sostenibile e pacifico. Affrontiamo il futuro con una mente aperta e una volontà di imparare dalle lezioni del passato. E soprattutto, ricordiamo che anche nei tempi più bui c'è sempre speranza per un domani migliore. Prima di salutarci, c'è una questione urgente da affrontare. È venuto alla luce che poco prima di morire, Papa Giovanni Paolo II ha rivelato qualcosa che ora sta facendo tremare il Vaticano. Clicca nel video sullo schermo per conoscere tutto. Inoltre, ricorda di iscriverti al canale e mettere mi piace al video se ancora non lo hai fatto.